Questo progetto che ha visto la partecipazione di tantissimi enti sull'idea nata dal Rotary di creare, di sostenere, di pubblicizzare i luoghi celestiniani attraverso le moderne tecnologie, un sito internet e i cosiddetti QR code, quei codici che vengono col telefonino, inquadrati dal telefonino, e consentono di raggiungere tutta una serie di informazioni. Quindi un progetto ambizioso, complesso, che stasera man mano vi illustreremo alternandolo con due grandi momenti. Questo concerto lo divideremo a metà proprio per anche poter avere modo di illustrare il progetto. Ci sono, come vi ho detto, tanti enti che partecipano a questa iniziativa, a questo progetto del Rotary. Ci sono anche i padroni di casa, oltre la chiesa che ci ospita ovviamente, ma c'è il comune di Sulmona in particolare, che ha tra gli enti che ha spinto e promosso questo progetto. C'è l'assessore Katia D'Inisio, l'assessore comunale, eccola qui. Non so se c'è anche il presidente del consiglio comunale, mi avevano detto che forse sarebbe arrivato. Intanto chiamiamo l'assessore D'Inisio a portare il saluto del sindaco Gianfranco Di Piero, del sindaco di Sulmona, prego. Grazie. Sì, io porto i saluti del sindaco per questa iniziativa che insomma rappresenta davvero un momento importante per la città. Ringraziamo il Rotary perché i passi di Celestino sono i passi che dovremmo percorrere tutti per i passi della pace, i passi del perdono. Celestino è per noi è davvero una parte della nostra identità. Pietro da Morrone, il Morrone insomma è la nostra montagna, è quella che noi guardiamo e ci accoglie e ci in qualche modo ci fa svegliare tutte le mattine con la sua visione. Quindi davvero un grazie. Questi luoghi sono per noi, ma sono anche per i turisti, quindi il QR code, dare a tutti la possibilità di conoscere, di avere la possibilità di approfondire quelli che sono questi luoghi fantastici che noi siamo abituati a vedere e che godiamo da quando siamo piccoli, ma che forse non abbiamo mai valorizzato abbastanza. Quindi grazie davvero al lavoro che fate voi e che fanno anche tutte le associazioni che in qualche modo lavorano perché il messaggio di Celestino possa continuare a esistere. Grazie. Grazie assessore, grazie. C'è il rappresentante della provincia dell'Aquila a nome del presidente Angelo Caruso, che è Nunzio Tarantelli, il consigliere Tarantelli, che invitiamo qui per il suo saluto. Prego. Bene, innanzitutto grazie. Innanzitutto buonasera a tutti. Io qui sarò brevissimo e voglio portare il saluto del presidente Angelo Caruso nonché di tutto il consiglio provinciale, anche sottolineando il fatto che il consiglio provinciale ha da subito sposato questa interessantissima attività che stimola i giovani alla conoscenza del nostro territorio, in particolar modo a quelli dei luoghi celestiniani. Approfitto anche di questa occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito sia nella fase organizzativa che nella fase esecutiva di questo splendido progetto. Grazie a tutti. Grazie. Volevo far intervenire perché l'assessore Lancia del Comune dell'Aquila ha avuto un impegno all'ultimo momento istituzionale, il nostro Don Carmelo Pagano Le Rose, che oltretutto qui è di casa, no? Perché oltre diciamo alle vari ruoli e anche questo anello di congiunzione con i club service della Curia dell'Aquila, del nostro cardinale Petrocchi all'Aquila, è anche istituzionalmente un membro del comitato perdonanza dell'Aquila, quindi anche voce istituzionale. In questo senso gli facciamo rappresentare anche il sindaco, un po' uno e trino diciamo, Don Carmelo, prego. Sì, io sono molto contento di essere qua. E sono anche contento che le nostre comunità diano vita a iniziative di questo genere, perché sia le istituzioni civili, dice Alessandro, il comune, sia le nostre diocesi sono in perfetta sintonia con l'iniziativa che questa sera viene presentata. Significa che Celestino V e il suo messaggio,
che è sempre vivo, non rappresenta semplicemente le radici, il nostro passato e dunque la nostra identità, ma attraverso queste iniziative che nascono dalle realtà sociali e civili del nostro tempo, ci è detto che la nostra identità può diventare anche il nostro presente e ci proietta per costruire insieme il nostro futuro. Dunque questa sera passato, presente e futuro, cioè identità, cammino concreto che noi stiamo facendo e mete che vogliamo raggiungere in futuro, si fondono insieme e ci dicono che la storia che ci ha preceduto è anche la matrice che ispira i contenuti e i valori che noi vogliamo vivere e che vogliamo rendere fruibili anche da altri. In questo caso vogliamo che questi valori continuino ad animare la nostra vita ecclesiale, sociale e civile, ma anche ci dicono che c'è un itinerario che ci può vedere tutti coinvolti, tutti protagonisti, tutti compartecipi, per costruire sulla scia di ciò che è stato bello, buono e giusto il cammino da percorrere. Quindi mi sembra un momento molto denso e molto significativo, e mi sembra che questo ci dice come il messaggio spirituale e umano di Celestino V sia vissuto ancora e recepito nelle nostre comunità come qualcosa che dà slancio e dà vita e dà futuro. Grazie. Grazie Don Carmelo, peraltro profondo conoscitore di Celestino, ha pubblicato diverse pubblicazioni al suo attivo sulla figura di Celestino e su aspetti molto interessanti. Concludiamo questa batteria di saluti specificando che il Vescovo di Sulmona, Monsignor Fusco, è impegnato nel ritiro spirituale e quindi non poteva essere presente, ma è stato presente significativamente all'Aquila nell'occasione del 31 maggio, ve lo dicevo prima, quando c'è stata questa entusiasmante, perché poi i ragazzi sanno veramente creare grande entusiasmo, quando c'è stata appunto la prima tappa di questo progetto con il concorso per le scuole. Quindi ringraziamo anche per la squisita ospitalità di Monsignor Fusco, che ci ha messo a disposizione questo straordinario tempio per poter presentare al meglio questo evento. Dicevo, concludiamo con il governatore Rotari del distretto 2090, quello che abbraccia anche il nostro Abruzzo, Paolo Signore, che sta seguendo dall'inizio questo progetto, è uno dei suoi maggiori tifosi, e gli diamo la parola per questo saluto di cuore come fa sempre. Prego governatore. Grazie, vero, verissimo, è veramente emozionante essere qui, presidere questa magnifica chiesa barocca, una cosa stupenda, non riesco proprio a togliere gli occhi da addosso. Grazie, io più viaggio nel Rotary e più imparo qualcosa, e qualcosa di bello e di buono. Per questo non posso che ringraziare i miei club, e dico miei perché mi fa piacere dirlo quando le cose sono belle e sono fatte bene. Grazie veramente, grazie. Franca, tu sei la capofila, grazie ai presidenti quindi dell'Aquila Gran Sasso, di Sulmona e di Isernia, perché hanno voluto ripercorrere il percorso di Celestino V. Questa è la seconda step, la seconda puntata di un progetto che non deve assolutamente fermarsi qui, anzi, ed è quello che vogliamo, come dicevo prima nell'intervista, perché è un progetto in partnership, e noi sappiamo che le partnership, cioè quando si lavora insieme, poi l'impatto positivo sulla comunità che ci circonda è positivo, no? È ancora più positivo. È un progetto che avrà delle ricadute importanti sull'economia del territorio. Questo è quello che vogliamo. Vogliamo sicuramente ricordare la memoria storica, per me, per noi è importantissimo. Parlo sempre di tradizione, ma non si deve fermare lì. E questo non è un esempio. La memoria storica come esempio di rilancio anche di un territorio nella cosa. Io quindi non posso che ringraziare i miei presidenti, grazie, se siete stati veramente bravissimi, grazie Franca, grazie a tutti, buon ascolto. Grazie al governatore Paolo Signore. Io chiederei magari a Franca Colella, che è stata già citata,
di illustrare brevissimamente queste slide che avremo qui sullo schermo, perché danno un po' il senso, e poi iniziamo con il concerto. Franca Colella, che è la presidente del Rotary di Sulmona, capofila di questo progetto che abbraccia tutti questi club Rotary e tutte queste istituzioni che avete sentito. Prego Franca. Buonasera a tutti. Velocissima, perché tutti vogliamo ascoltare la musica. Prego di scorrere le slide. Questa che vedete è il simbolo, che il brand che abbiamo deciso che di utilizzare per accompagnare tutto il nostro progetto. È una ruota molto simile a quella rotariana, con il simbolo dei luoghi celestiniani. Andiamo avanti. Abbiamo diviso il sito in alcune parti: la vita, i luoghi, l'arte. E in questo modo rendiamo fruibili direttamente da cellulare, mediante il QR code, il collegamento a uno di questi contenuti. Se andiamo avanti, lo scorriamo velocemente. Ecco, questo per esempio è la slide che apre su Santa Maria di Collemaggio, è il QR code che ci collega direttamente all'abbazia e che collega al sito. I siti sono tutti georeferenziati, quindi vuol dire che il visitatore che si trova in un luogo potrà avere tramite il sito il collegamento al sito successivo e anche al sito più vicino. Nell'ambito del sito che abbiamo realizzato troveranno collocazione i lavori dei ragazzi che hanno partecipato al bando di concorso, sia lavori letterari che multimediali, ai quali noi diamo assolutamente un posto di primo piano, perché l'intendimento è quello di diffondere questa cultura del perdono e della pace, ma soprattutto di valorizzare molto i nostri territori. Un ringraziamento va a chi ha collaborato in modo davvero con spirito di sacrificio e in modo assolutamente disinteressato al comitato scientifico, composto da Anna Colangelo, Antonio Di Stefano, Don Carmelo Pagano Le Rose, Fabrizio Marinelli, Emilia Vitullo, Marta Vittorini, Simonetta De Felicis e naturalmente ad Angelo De Nicola, che ringrazio per essere il nostro accompagnatore per le vie di Celestino. Un ringraziamento va anche al maestro Guido Ruggeri, che ci ha dato la possibilità di utilizzare l'inno che ha scritto per la visita di Papa Francesco, che troverete sempre sul sito, e naturalmente un ringraziamento ai ragazzi che attraverso i loro lavori animano con la loro gioventù questi nostri contenuti. Grazie anche a Emiliano Amicosante dello studio EI, che ha realizzato questi contributi, che ha contribuito a caricare tutti questi contributi con grande pazienza, perché ha dovuto educarci a compilare dei testi compatibili con la tecnologia QR code.